Clamorose novità sulle indagini per quanto riguarda la cessione del Milan tra Red Bird e Elliot. Inoltre siamo alla vigilia di Verona-Milan. Tutto questo dopo la sigla. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rosso Nero TV, è completamente gratuito, basta cliccare sul tasto iscriviti e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il Milan in tempo reale, a volte anche in anteprima, attraverso le nostre rubriche giornaliere, attraverso le nostre live del martedì e giovedì sera e i nostri pre e post partita di tutte le partite del Milan. Inoltre, come mai saprete, potete interagire con noi tramite la chat durante il video e a fine video nei commenti stessi. Partiamo subito quindi con un commento sul sorteggio che è avvenuto ieri. A Milan è toccata la Roma, andata a San Siro l'11 aprile, ritorno a Roma il 18 aprile. Ed eventualmente se passassimo ci sarebbe l'incontro, la vincente della partita Bayer Leverkusen, che io vedo insomma, abbastanza favorito ecco, rispetto all'altra squadra. C'è chi è felice del sorteggio. Dice, è andata bene, dice, sì, sicuramente peggio sarebbe stato il Liverpool, forse il Bayern, però diciamo, poteva anche andarci meglio, visto l'Olympique Marsiglia, ho visto West Ham, c'erano diciamo, altre possibilità di poter ecco, incontrare squadre più semplici. Ci tocca la Roma che è in grande ripresa da quando è cambiato allenatore, con De Rossi, ma questo vuol dire giusto, perché comunque noi siamo in Milan e come al solito se vogliamo puntare, andare avanti il più possibile nella Europa League bisogna essere capaci di battere anche la Roma. Anche perché la Roma effettivamente le due partite più importanti che ha avuto contro l'Inter l'ha persa 4-2 e a Firenze contro Fiorentina ha rischiato di perdere anche lentamente fino all'ultimo minuto. Quindi ci sarà una controprova per capire se la Roma è sempre la stessa di Mourinho o se qualcosa è cambiato davvero. Per quanto riguarda il ranking UEFA, il Milan è sempre al 29° posto, ma queste vittorie, questo passaggio di turno, permetterà sicuramente al Milan, oggi come oggi, di essere attorno al 23°-24° posto, in quanto con la nuova stagione alcuni cioè, risultati saranno eliminati dalle altre squadre, mentre il Milan capiterà nell'anno in cui non ha partecipato alle coppe, quindi non scatterà niente, e quindi già adesso saremo attorno al 23° posto. Se andassimo ancora avanti, probabilmente riusciremo a entrare nei primi 20, che sarebbe già un buon traguardo per la ripartenza del prossimo eventuale Champions League. Per quanto riguarda poi Verona-Milan, Verona come sappiamo è un terreno che se anche ultimamente ci ha dato delle grandi soddisfazioni, però si porta sempre a due scudetti persi in quello stadio, quindi grande attenzione, il Milan dovrebbe far sì di non perdere il vantaggio sulle inseguitrici. Non si sa ancora la formazione che sarà schierata, sicuramente giocherà Tomori al centro, probabilmente con Chao o con Gabbia. A destra ci sarà Florenzi, Maignan sarà valutato oggi, quindi vedremo oggi se sarà disponibile oppure no. Fortunatamente solamente una botta al ginocchio, niente di più. E poi in avanti il punto interrogativo, vedremo se sarà impiegato Leao, se giocherà Giroud. Io sarei per mettere la squadra titolare visto che poi ci sarà 2 settimane di intervallo per la fase dei nazionali. Non so se anche di questo sarà d'accordo Pioli, o eventualmente comunque Leao lo metterei in campo e metterei punta non Jovic ma Okafor, secondo me. Però vedremo insomma. Veniamo però appunto all'argomento principale di questo video, ormai che si sta protraendo su questo argomento, ma mi sembra anche logico, l'inchiesta sul Milan, anche perché stanno venendo sempre cose nuove fuori che vanno a testimoniare l'infondatezza, la volatilità di queste indagini. Ieri la Gazzetta ha aperto nel titolo che la Guardia di Finanza sta cercando il terzo uomo. Sembra una situazione di spionaggio, sembra una situazione di veramente, ecco, diciamo, di 007. Un terzo uomo che starebbe diciamo, prendendo i contatti con PIF, con fondi arabi, per la cessione del club. Questo terzo uomo, secondo la procura, farebbe capo a Elliot. Iniziamo a dire che intanto non sanno chi è questo terzo uomo, hanno fatto dice, una perquisizione sulla terza persona, però non si sa il nome e non si sa appunto chi sia praticamente.
ma soprattutto poi, indipendentemente che ci sia Elliott oppure no, ma anche se fosse di Elliott, e se Redbird usasse una persona di Elliott per fare la trattativa, che problema ci sarebbe? Cioè io non vedo, ribadisco il punto, non vedo nessun problema, non vedo nessun problema, cioè, perché sennò si va veramente per tentativi. Mi sembra, ecco, come andare a cercare sempre, come il VAR, che si va a cercare il capello quando il capello non c'è. Sinceramente mi sembra delle mosse disperate per cercare comunque qualcosa per incastrare il Milan. Come un altro mio video, ho detto appunto che siete cercato di incastrare il Milan, ribadisco, meno male che si va avanti con queste indagini, la vedo sempre di più, anche perché, come ho già detto, non capisco cosa c'entra Guardia di Finanza con una società che non è quotata in borsa, che non fa riferimento a organi della borsa, una vendita fra privati, e non so cosa c'entra la finanza con la FIGC, con la UEFA, sinceramente, mi sfugge veramente, e la Procura di Milano. Tant'è che ieri, che in un sito Internews 24, che ogni tanto guardo, perché comunque bisogna sempre vedere anche quello che pensano gli altri, c'era un post in cui si diceva che appunto la Gazzetta dello Sport aveva scritto che Kinè, che è il procuratore federale della FIGC, al momento non avrebbe chiesto nemmeno le carte, in quanto, diciamo secondo quello che pensa, non ci sarebbe fondatezza sulle indagini fatte a Guardia di Finanza, e soprattutto non ci sarebbe nemmeno i tempi, se non lunghissimi, per arrivare a un giudizio. Questo logicamente smonterebbe notevolmente anche tutto il castello di prove fittizie che sono state messe in mostra dalla Procura, prove che per ora non ci sono. La cosa però che mi colpisce di più è una notizia che ho letto su internet, ma non solamente su un social, ma anche sui giornali, di chi è il procuratore di Milano. Il procuratore di Milano è un certo Viola, siciliano d'origine, casualmente grande tifoso dell'Inter. Grande tifoso dell'Inter, con poster attaccati di Zanetti, di Ibrahimovic nel primo periodo interista, e lui appunto procuratore di Milano, ma questo di essere tifoso dell'Inter vuol dire poco. La cosa strana è che poco tempo fa ci sia stato un pranzo, diciamo di lavoro tra virgolette, tra il procuratore Viola e Antonello e Marotta dell'Inter. Ora, capisco che è una persona di una certa importanza, perché il procuratore capo della Procura di Milano può essere una persona comunque con cui si può avere a che fare. Però mi sembra strano che l'Inter abbia avuto questo pranzo con il signor Viola. Non mi risulta altrettanto che sia stato fatto né da Elliott, da Singer, né da Alberde, né da Cardinale, né da Forlani. Mi sembra veramente strano. Quindi questa è un'ulteriore coincidenza, cioè, sinceramente sono tante cose strane, sono tante cose, questa indagine che è stata data alla stampa, dove che ci ha richiamato sopra per la maggior parte, Gazzetta dello Sport in primis, sventolando eventuali penalizzazioni, eventuali punizioni da parte della FIGC, della UEFA, senza che ci sia attualmente nemmeno mezzo straccio di prova. Allo stesso tempo, vari giuristi si sono espressi su questo, e il 99% di coloro, di questi giuristi, sono espressi sulla infondatezza di questa mossa da parte, diciamo, della Guardia di Finanza e della Procura di Milano. È strano perché avviene nel momento in cui Milan sta trattando una vendita di quote agli arabi, è strano perché viene fuori al momento in cui il Milan ha deciso nettamente di andare verso la strada della costruzione dello stadio. È veramente strano. Strano è il momento in cui il Milan è una società virtuosa che non ha debiti, abbia i bilanci in attivo. È strano. Ci sono troppe coincidenze che fanno pensare male, sinceramente. E questo non mi piace. Questo non mi piace quando si utilizzano soprattutto poi mezzi
di indagini pubblici con cui si spendono soldi della collettività per scopi cui a fianco c'è un grosso punto interrogativo. Sinceramente ribadisco, non capisco che cosa c'entri la finanza, cioè il Milan non è la Juventus, non è una società quotata in borsa. Si fa tentativi, si dice un giorno si dice no perché il prezzo è stato pagato è troppo alto, no perché c'è vendor loan, cioè tutte le cose che sinceramente sono regolate al mercato, sono operazioni di finanza nella legalità e tradizionali che o non vengono capite da chi fa le indagini, e allora secondo me sarebbe il consiglio di affiancare a queste persone che fanno indagini. O penso di trovare in marcia anche dove non c'è delle persone un pochino più capaci, oppure si fa finta di non sapere, per creare comunque scandali, per creare un cattivo nome, una cattiva pubblicità in un momento che per il Milan invece è molto importante. Per oggi abbiamo finito, vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rosso Nero TV, noi ci vediamo a questo punto domenica. Nel prepartito non ci sarò io, ma ci saranno tutti i miei amici di DNA Rosso Nero TV, e poi il post partita alle 22 di Verona Mina. Vi auguro un buon sabato e buon inizio di domenica e forza Mina, mi raccomando, sempre vicino alla squadra. Ciao!